Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 25 marzo 2022, traduzione Marina. Ti giunto il momento di riflettere su ciò che volete dalla vita, perché le vostre azioni parleranno più forte delle parole. State proiettando un'energia che crea un percorso davanti a voi e attrae ciò che è necessario perché diventi la vostra realtà. È come stare attenti a ciò che si desidera, perché pochi si rendono conto del potere della parola. Non ci vuole molto per immaginare cosa state creando per voi stessi con i pensieri negativi. Dopotutto, questi attirano anche energie simili. Quindi fate attenzione a come li esprimete. Abbiamo spesso insistito sulla necessità di esprimervi in modo positivo usando io sono piuttosto che vorrei. Potete per esempio dire io sono felice, nel qual caso attirerete più felicità a voi stessi, che è chiaramente desiderabile. Cercate di essere positivi nel vostro modo di esprimere voi stessi e i vostri bisogni. Questo permetterà all'energia di rispondere nel suo modo positivo. A differenza del passato, il tempo presente vibra ad un livello più alto e può rispondere più facilmente ai vostri discorsi positivi. Guardando avanti e preparandovi per un'elevazione graduale, sarete sicuri di rimanere sul sentiero che avete scelto per l'ascensione e di cogliere una meravigliosa opportunità di evolvere oltre le vibrazioni inferiori per non doverle mai più affrontare. È uno stato mentale e non è così difficile da mantenere come potreste immaginare. Potete essere certi che saremo con voi per tutto il percorso, supportandovi per aiutarvi a garantire il vostro successo. Se poteste già vedere il potenziale che ci aspetta, vi impegnereste a fare ogni sforzo per assicurare un risultato positivo. Se vi allontanate dal sentiero, non preoccupatevi, perché potrete presto ritornarci. Siate certi che noi siamo con voi e vi aiuteremo nel periodo a venire e faremo tutto ciò che è accettabile senza violare il vostro libero arbitrio. Facciamo del nostro meglio per influenzarvi a rimanere positivi e in linea con il vostro progetto di vita. Giunti a questo punto, siamo lieti di essere con voi e di far parte del vostro progresso. Avete già fatto la parte difficile, passando per il marcatore, e non c'è ragione per cui non debba essere semplice navigare da qui in poi. Naturalmente le energie negative saranno ancora intorno a voi e cercheranno di indurvi ad andare fuori rotta, ma con un atteggiamento positivo e la forza di volontà vi diciamo che non potete fallire. Avete una forte volontà per essere arrivati fin qui e niente può annullare la vostra determinazione e la vostra volontà. Con il vostro esempio e le vostre azioni state aiutando gli altri ad essere positivi. Non ci vuole molto perché le persone notino la vostra calma e la vostra visione felice della vita e cercheranno di elevare la loro per raggiungere la stessa pace mentale. Gli esseri umani in generale sono sempre inconsciamente alla ricerca di modi per migliorare la propria vita. Amano conformarsi ed essere parte del branco, ma ad alcuni individui piace essere creatori di tendenze. È per questo che i giovani spesso dettano il ritmo del cambiamento, poiché entrano nella vita pieni di idee che vogliono introdurre. Alcune sono veramente utili e permettono all'umanità di andare avanti, poiché alcuni cambiamenti non arrivano facilmente. Nel vostro periodo attuale i cambiamenti stanno accelerando ed è tipico del tempo in cui vi trovate. Ci sono progressi che vi porteranno nella nuova era. Molto di ciò che è nuovo è, come dite voi, sul tavolo da disegno e vi porterà in un nuovo modo di vivere e lo renderà molto più confortevole e vi darà molto più tempo per le vostre attività. È
Il tempo presente difficilmente sembrerà il precursore di un modo migliore di vivere, ma siate certi che dalla confusione e dalla negatività verranno alla ribalta coloro che si impegneranno a portare i cambiamenti. Stanno aspettando dietro le quinte e quando le cose si saranno calmate appariranno. Visto il trauma che molti stanno attraversando in questo momento, sorge la domanda sul perché sembra essere così diffuso. È la grande pulizia che deve avvenire alla fine di ogni ciclo e per quanto sia spiacevole, ricordate che coinvolge il karma di ogni persona. Quello che non potete sapere è perché un'anima deve passare attraverso tali lezioni, se non che le viene insegnato cosa significa essere alla fine di un'esperienza negativa. L'esperienza ha dimostrato che è il modo migliore per garantire che un'anima comprenda le conseguenze delle sue azioni, tanto che è improbabile che le ripeta e che venga comunque messa alla prova per assicurarsi che non lo faccia. Quelli di voi che stanno facendo i preparativi per la propria ascensione hanno già raggiunto il punto in cui non hanno più bisogno di dimostrare la loro preparazione. State aprendo la strada e altri seguiranno le vostre orme, avendo visto come progredite bene. Diventa davvero più facile man mano che percorrete la strada verso il completamento. Tuttavia, gli oscuri stanno ancora cercando di fermare il vostro progresso e non si fermeranno davanti a nulla per cercare di distrarvi. Tuttavia, avete dimostrato la vostra forza di carattere per continuare sulla strada che avete scelto. Ricordate che, indipendentemente dal ruolo che state giocando ora, nel corso delle molte vite avete dovuto affrontare tante sfide. Sono state messe intenzionalmente nel vostro piano di vita per darvi la forza di carattere di cui avevate bisogno per continuare ad evolvere. Dopo centinaia, se non migliaia di vite, vi renderete conto che avete un bagaglio di esperienza che vi porterà in sicurezza attraverso le sfide più intense. Chiaramente, dato che avete un approccio forte nei loro confronti e avete raggiunto un risultato positivo, non c'è motivo per cui non possiate andare fino in fondo. Il piano per l'umanità sta andando secondo i piani, e se questo suona strano in un momento in cui c'è così tanto disordine sulla Terra, rendetevi conto che i cambiamenti devono arrivare se volete continuare a fare progressi. È stato piuttosto impegnativo farvi avanzare in modo che i vecchi modi potessero essere lasciati alle spalle, poiché tendete ad aggrapparvi a ciò che vi è familiare e siete riluttanti al cambiamento. Il tempo è un fattore importante nelle vostre vite e ancora di più nel quadro più grande che vediamo. Tuttavia, menzioniamo queste cose per non farvi preoccupare, poiché sono sotto il nostro controllo. Vi aiuteremo a superare i molti problemi che dovete affrontare, ma alla fine siete voi che dovete fare il lavoro. Guardando al futuro, vediamo una conclusione positiva e questo è tutto ciò che conta. Avete tutti lavorato molto duramente per far accadere le cose, perché avete fiducia in noi e sapete che stiamo facendo tutto il possibile per aiutarvi ad avere successo. Vi lascio con amore e benedizioni, e possa la luce illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio viene attraverso il mio sé superiore, il mio sé divino, e ogni anima ha la stessa connessione con Dio. In amore e luce, Mike Quincy. Voce Marina.